Anche tra lo sfarzo dei palazzi vaticani, Giovanni Paolo II era rimasto un uomo povero, come lo era stato prima che diventasse pastore universale della Chiesa. Lo interessavano poco le cose materiali. Non lo aveva forse affermato il Concilio che per raggiungere una vita degna dell'uomo non bisogna tendere ad avere di più, ma bisogna aspirare ad essere di più? In occasione del conclave dopo la morte di Paolo VI, il cardinale Wojtyła era arrivato a Roma con la veste da prete lisa, il cappello vecchio, le camicie rattoppate. Ma nessuno se ne accorse e nessuno ne parlò alla sua elezione. Invece, alla sua elezione anche in Patagonia si seppe che il nuovo papa era un valente sciatore e che osava ardite discese lungo le piste di neve dei monti Tatra.